Benvenuti a Fatti e Misfatti, ci troviamo all'interno non del solito studio di Video Italia ma in un'antica vineria del nostro territorio, a Corato ci troviamo. Perché questo? Perché quest'oggi vogliamo parlare delle eccellenze della nostra Puglia, del nostro territorio. Sono in compagnia di Maria Francesca Di Ciommo, presidente dell'associazione culturale La Di Galà. Sono loro gli organizzatori di questa iniziativa, di questo evento che vede qui a Corato diversi ospiti di riguardo. Il tema è il meglio sud, dall'emergenza xylella alle eccellenze del territorio. Sì, perché vogliamo partire proprio dall'emergenza xylella, questo malefico batterio che sta un po' decimando i nostri ulivi secolari. E da questa piaga però c'è anche il rilancio della Puglia, il rilancio dei prodotti tipici della nostra Puglia. Dunque, Presidente, il meglio del Sud, dall'emergenza xylella alle eccellenze del territorio. Che cos'è questa iniziativa? Praticamente ci siamo occupati di realizzare questo convegno perché praticamente abbiamo pensato di portare a Corato alcune notizie, grazie ai tanti ospiti che ci onoreranno stasera in questa location parlando di questo problema. Però non vogliamo parlare solo di problemi, vogliamo parlare innanzitutto di eccellenze del nostro territorio, perché la Puglia è una regione di eccellenza, quindi vogliamo mettere in evidenza questa peculiarità. Abbiamo preso spunto da una cosa bellissima, da quella che è la pubblicazione dell'ultimo libro di Lino Patruno, l'ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, che è stato già ospite a Corato. Il Meglio Sud. E infatti il titolo prende proprio il titolo del suo libro, il titolo della nostra conferenza prende il titolo dal suo libro Il Meglio Sud, per cui le eccellenze, la valorizzazione dei prodotti, la valorizzazione anche di quelle che sono le risorse umane del nostro territorio, e quindi i ragazzi dell'alberghiero, dell'Oriani di Corato, che è un fiore all'occhiello in questo periodo nel nostro paese. Eccellenze anche dal punto di vista musicale, abbiamo un duo d'eccellenza, Cataldo De Palma per quanto riguarda la chitarra elettrica e Cesare Pastanella per le percussioni. Noi ci auguriamo che possa essere una bella serata e che quello che verrà fuori da questo convegno possa servire sì a sottolineare quelle che sono le problematiche, ma maggiormente le eccellenze di cui noi facciamo parte. La Di Galà, ecco, la vostra associazione prende è operante sul territorio di Corato, ma non solo, già da diverso tempo. La Di Galà, perché si chiama così innanzitutto? La Di Galà è un acronimo dei tre cognomi fondatori di questa associazione. Esattamente Di Ciommo, che sono io, la vicepresidente, che è Marilena Gammariello, e il nostro segretario, che è Alex Larrarte. Questa associazione perché nasce dall'esigenza di organizzare eventi culturali e non, privati e non, con l'esigenza maggiormente di mettere in evidenza quelli che siamo noi, quello che è il nostro territorio e quelli che sono i protagonisti di questa nostra terra. Altri eventi che avete organizzato? Altri eventi che abbiamo organizzato, Note in Verticale, cioè praticamente alcuni musicisti si sono esibiti su un balcone storico del nostro centro storico coratino, e quest'anno ci sarà la seconda edizione di Note in Verticale nell'ambito dell'estate coratina, ma non solo a Corato, Note in Verticale anche a Barletta, come altri eventi che abbiamo organizzato, nel nostro territorio. Bene. E seguiremo noi proprio di Fatti e Misfatti il Meglio Sud, dall'emergenza xylella alle eccellenze del territorio. La parola a Carlo Sacco e i suoi ospiti. Il Meglio Sud, e il Meglio Sud è anche università. Infatti io sono con il professor Maurizio Quinto, professore associato di chimica analitica presso la facoltà di agraria dell'Università di Foggia, quindi l'università anche delle eccellenze per quanto vi riguarda. Sì, diciamo che stiamo sviluppando una serie di progetti per la nostra regione. La fortuna
sfortuna, fortuna che si voglia che abbiamo, è quella di avere non tanti fondi, ma questi fondi devono essere assolutamente finalizzati alla partecipazione, alla compartecipazione con le aziende del sud per migliorare i prodotti agroalimentari. Quindi lavoriamo in questo senso, con questa nuova filosofia. Fino a qualche anno fa, diciamo una decina di anni fa, si lavorava in un'altra maniera, cioè le università lavoravano un po' per i loro progetti, non si guardava invece al mercato esterno, quindi non si guardava alle aziende, e soprattutto in questo settore, cioè nell'agroalimentare. Oggi invece la filosofia è cambiata, si devono per forza di cose, anche per presentare un progetto, stringere collaborazioni con le aziende, in questo caso le aziende agroalimentari, e questo non può far altro che bene alla nostra comunità. L'agroalimentare è ancora volano per questo territorio, volano di sviluppo soprattutto economico? Sì, l'agroalimentare io credo che oggi come oggi sia una delle poche speranze rimaste per la rivalutazione del nostro sud. Noi abbiamo delle eccellenze agroalimentari, dal classico olio al vino, ma ci sono tantissimi prodotti che devono essere valorizzati, e io credo che proprio grazie a questa valorizzazione riusciremo a risalire la china e a far sì che la nostra economia diventi più florida, ecco. Però per fare questo c'è bisogno di innovazione, e l'innovazione si fa con le università. E le università sono presenti qui in Puglia con l'Università di Foggia e l'Università di Bari nel settore agroalimentare, perché abbiamo i dipartimenti appunto di agraria sia a Foggia che a Bari, e sia l'Università di Foggia che l'Università di Bari sviluppano, hanno sviluppato e svilupperanno progetti in collaborazione con le aziende agroalimentari. E questo ovviamente non può essere altro che un valore aggiunto per le produzioni, per la commercializzazione, per la sostenibilità e per tutto quello appunto che concerne questo settore. Dal suo punto di vista, la nostra trasmissione si chiama Fatti e Misfatti. Il meglio sud è un fatto o un misfatto? Ma il meglio sud io credo che sia semplicemente un bellissimo nome che stiamo dando a questa manifestazione. Dobbiamo fare in modo che il sud sia sempre meglio, tra virgolette, e per fare questo abbiamo bisogno di sinergie. Le sinergie che possono derivare dalla volontà delle persone che abitano questa terra di far sì che i loro prodotti vengano rivalutati, le sinergie per far sì che tutto quello che proviene dalla ricerca scientifica a livello mondiale ritorni qui su questa terra per sviluppare appunto tanti bei prodotti e tanta bella economia in fondo. Il meglio del sud sono naturalmente anche i prodotti agroalimentari del nostro territorio. Sono con Pasquale D'Introno, presidente della cooperativa Terra Maiorum, prodotti che pian piano stanno conquistando il mercato nazionale e internazionale, e prodotti che un po' sono stati bistrattati nel corso degli anni. Beh, certo, stiamo recuperando un percorso che non ci vedeva particolarmente partecipi direttamente nella gestione delle nostre eccellenze enogastronomiche, e parlo del vino, parlo dell'olio, parlo dei cereali e parlo delle mandorle, che è l'ultimo comparto avviato in questa cooperativa. Mandorle che a livello internazionale, per esempio, sono riconosciute per la varietà Filippocea, varietà ampiamente diffusa ormai sulle nostre zone del Parco Nazionale dell'Alta Murcia. Parlo anche del nostro rosato Bombino Nero, un rosato di eccellenza che trova grandi riscontri e favori nei mercati francesi, tedeschi e americani. Quindi abbiamo da recuperare un tempo, abbiamo da recuperare la simpatia, l'affetto e il gusto dei consumatori, che finora non hanno approfittato di quelle che erano le nostre produzioni, perché non erano forse diffuse nei settori di vendita, ma erano forse vendute sotto altre marche con nomi molto più blasonati rispetto ai nostri. E oggi il concetto di vendita di un prodotto non è altro che un concetto, si sposa benissimo con il concetto di vendita del territorio, un territorio che offre accoglienza, offre arte, offre molta cultura e una varietà di produzioni che ne fanno proprio da identità particolare.
Per quanto riguarda i prodotti del territorio, la nostra trasmissione si chiama Fatti e Misfatti, quindi i prodotti agroalimentari del nostro territorio fino a questo momento sono stati dei fatti o dei misfatti, e il futuro? Ha la parola al Presidente. Sicuramente hanno fatto un da sponda. Hanno ora da riprendere posizioni, per cui i fatti sono sempre stati realizzati da chi da sempre ha creduto in questo settore. Oggi con maggiore autostima bisogna riprendersi determinate posizioni e far riprendere, in poche parole, l'importanza delle produzioni locali. Presidente, in ottica Expo, visto che stiamo vivendo questa kermesse mondiale, in ottica Expo, ecco, il nostro territorio quali vantaggi ha o avrà? Ma sicuramente l'Expo è una grande vetrina per quelle che sono le produzioni locali. Passiamo da un cibo globalizzato, un cibo che trova un gusto piatto mondiale, a un cibo invece sempre più ricercato, che è il cibo particolare, dal gusto legato al territorio, dal gusto legato alla varietà, dal gusto legato alla tipologia di colore. E quindi abbiamo tanto da manifestare e da diffondere tramite anche l'Expo e quelle che saranno le attività a margine di Expo, e che sicuramente avranno come effetto quello di rimettere un po' in luce quelle che sono le produzioni di più piccola entità, ma di grande bontà. Per quanto riguarda, facciamo veramente un piccolo accenno a quella che sarà, lei ha parlato della campagna legata alle mandorle, ma anche quella che sarà la prossima campagna legata al vino. Beh, su questo anticipiamo quello che potrà essere con una ragionevole previsione, perché l'andamento climatico è migliore rispetto a quello della passata stagione. Questa passata stagione che ha visto basse gradazioni e poca qualità forse nei vini. Quest'anno ci presentiamo con più alte gradazioni, con un raccolto di più intenso, forse profumo, ma anche con più colore probabilmente, e quindi questo darà maggiore spinta alla vendita dei nostri prodotti. Quindi il consiglio è anche quello di consumare i nostri prodotti, naturalmente. Il consiglio è quello di portare a tavola ogni giorno il nostro prodotto, che può essere l'olio extravergine, che può essere il vino, che può essere la mandorla, che può essere la farina, perché noi produciamo queste tipologie di prodotti agricoli, pertanto è doveroso riscontrare e far riscontrare che sulle nostre tavole ci debba essere necessariamente del prodotto made in Italy, meglio made in Corato, per cui il nostro bombino nero, il nostro bianco bombino bianco, il nostro nero di Troia deve ritrovare un posto sulle nostre tavole, anche per motivi non legati alle festività, ai momenti di incontro, ma per un'abitudine alimentare sana che si sposa tra l'altro con un concetto di nutraceutica ampiamente riconosciuto dai nutrizionisti. Con Pinuccio Pomo, giornalista dell'Associazione Giornalisti Agroalimentari Puglia, l'AGAP. Allora, questi prodotti dell'agroalimentare pugliese hanno i fatti o i misfatti? Ci sono fatti e misfatti. I fatti sono quelli che insomma, il nostro agroalimentare è appetito, anche imitato, copiato. Proprio di stamattina leggevo sulla stampa le ciliegie di Turi sono state clonate in qualche modo e quindi, dalla Turchia, quindi arriva il prodotto turco e viene spacciato per pugliese, il sounding pugliese quindi tira e questo è un fatto molto positivo. I misfatti dove stanno? Ci stanno anche quelli, perché non sempre abbiamo produttori, diciamo tra virgolette, onesti. Il caso dell'olio extravergine d'oliva è uno dei più eclatanti, perché qualche volta siamo sulle pagine anche lì della cronaca, perché in Puglia qualcuno fa il furbo e al posto dell'olio extravergine pugliese ci mette altra roba. Pinuccio, allora, per ritrovare il meglio sud, una ricetta?
Beh, la ricetta è innanzitutto percorrere sempre la strada della qualità. Il paniere di prodotti che abbiamo è straordinario, è un paniere che copre tutto l'ambito produttivo e anche poi abbiamo questa straordinaria tradizione che ci rinviene dalle nostre brave massaie, dalle nostre signore che hanno saputo trasformare anche prodotti molto semplici in capolavori in cucina. Adesso il nostro piatto tipico, le cime di rape con gli strascinati, non sono altro che un'erba campestre molto molto delicata e molto buona, accompagnata da un manufatto di pasta fatta dalle nostre massaie e condito con olio extravergine d'oliva. Cioè, quanto di più semplice, ma di quanto di più salutare ci possa essere nella dieta di ognuno di noi. Quindi tu, da giornalista specializzato, vedi un futuro per per i nostri prodotti agroalimentari? Io non solo vedo un futuro, ma vedo un futuro molto molto positivo, perché si va sempre più diciamo accentuando questa sensibilità nei confronti della produzione di qualità, del rispetto dell'ambiente, della biodiversità che viene in qualche modo valorizzata. Quindi io ho la sensazione che la Puglia abbia davanti a sé prospettive veramente molto positive. Il meglio Sud, attraversare il deserto e superare il divario. Edizioni Rubettino. Dunque, direttore, dopo Fuoco del Sud, ricomincio da Sud, io resto a Sud, il meglio Sud. Allora, direttore, questo Sud proprio le piace? Mi piace e cerco di farlo piacere soprattutto ai meridionali che non lo conoscono, questa è la verità. O lo conoscono solamente per i suoi aspetti negativi, che sicuramente ci sono, nessuno li nega, ma il problema è che il Sud è sempre stato finora raccontato dagli altri e gli altri l'hanno raccontato non con un occhio benevolo, hanno visto solamente il lato negativo. Io invece cerco di far capire che, nonostante, ripeto, tutti i problemi eccetera, dobbiamo smetterla una volta per tutti di considerare il Sud solamente come un divario, come un problema, come una malattia, come una palla al piede, perché il Sud ha tante tali di quelle ricchezze che da sorprendere gli stessi meridionali, da sorprendere il resto d'Italia e quindi da poter essere, diciamo, una garanzia per se stesso, da essere capace di attraversare il deserto del quale parlano e di superare questo divario. Il Sud, una risorsa non sfruttata. Non ci sono dubbi, non sfruttata soprattutto dai meridionali. Ecco, la consapevolezza di ciò che il Sud ha, delle ricchezze delle quali può disporre, ripeto, anche nei problemi, è il primo atto per la valorizzazione del Sud da un lato e per convincere anche il resto d'Italia che, se vuole riprendere a crescere a ritmi molto più intensi di quelli che si sono avuti finora, deve solamente puntare sul Sud, cioè su questa area in cui tanto da fare, tutto si può fare ed è augurabile che tutto questo si faccia. Ecco, lei parla nel libro di tanti musei pronti a traghettare il Sud. Quali sono? Qualche musei che ha conosciuto? Io parlo soprattutto dei musei delle cosiddette start-up, cioè questi giovani creativi che hanno un'idea geniale, cercano un finanziamento e poi creano delle imprese che sono sorprendenti anche per se stessi. Se noi teniamo conto che delle start-up sono stati anche colossi mondiali come Google, come Facebook, come Amazon, eccetera, capiamo il potenziale che c'è. Allora, tanto per fare un esempio, facciamo quello classico del quale parlano tutti quanti, ne ha parlato per fortuna ampiamente la stampa nazionale. Come start-up è nata quell'azienda aeronautica che produce l'aereo superleggero più veloce del mondo. A Monopoli sono stati due ragazzi di 30 anni che hanno iniziato con un finanziamento regionale di 25.000 euro. Ecco, vogliamo parlare un poco di questo fenomeno Xylella. Oggi il convegno parte proprio dall'esame di questo fenomeno, per poi analizzare le eccellenze del nostro territorio. È un fenomeno, questo, una piaga che sta effettivamente interessando i nostri agricoltori, il nostro territorio in particolare?
Ma purtroppo questa è una cosa di cui si sa poco, questa è la verità, si parla molto ma se ne sa poco. Ne sa poco anche la scienza, perché ancora non è arrivata ad una conclusione non solo su come combattere il fenomeno, ma qual è l'origine di questo fenomeno. Ne sa pochissimo la politica, che non ha trovato soluzioni, pur conoscendo il problema, o diciamo l'inizio di questo problema già da qualche anno fa e non solamente da oggi. Ne sa ancora meno l'Unione Europea, la quale, secondo il suo metodo consueto, spiccio, soprattutto quando si parla dei paesi mediterranei, dice tagliate e risolvete il problema e non se ne parla più, senza tentare approcci che possono essere ugualmente utili, magari salvando quello che si può salvare, ma con un minimo di sacrificio. Quindi sono molto contento che se ne parli oggi, immagino che ci saranno voci di esperti, proprio perché questo problema ha bisogno di essere capito prima di prendere decisioni che possono essere irreversibili per la più grande ricchezza del Mezzogiorno e della Puglia in particolare, e cioè l'ambiente olivicolo. Sicuramente. Direttore, un'ultima domanda. Lei scrive nel libro La storia è piena di eroi che, sapendo che non si poteva fare, l'hanno fatto. I giovani hanno bisogno di questi esempi. I giovani sono essi stessi l'esempio che la cosa, non sapendo che la cosa era impossibile, la fecero. Ma un altro caso che posso citare anche come start-up. Noi abbiamo un giovane di 21 anni, salentino, il quale nella sua scuola, una scuola tecnica, ha inventato le pale eoliche tascabili, quelle casalinghe, cioè le pale eoliche sono diventate un elettrodomestico come tutte le altre, ha insistito su quest'idea e in questi giorni ha avuto un finanziamento di 5 milioni di euro da parte di investitori americani. Insomma, vengono gli americani per capire e valorizzare le nostre cose più di quanto non sappiamo fare noi, ma insomma col nostro libro, con tutto quello che si dirà stasera, cercheremo di dare una mano, di dare un contributo perché la Puglia in particolare e il Mezzogiorno siano finalmente consapevoli di se stessi. Si conclude questa puntata, una puntata diversa, non negli studi di Video e Italia Puglia, ma in uno scenario totalmente diverso, ad affrontare un tema importante come la xylella, ma anche come la valorizzazione dei nostri prodotti agroalimentari. Esattamente, Carlo, noi siamo partiti proprio dall'esame di questa epidemia che un po' sta decimando i nostri secolari ulivi, però quest'oggi abbiamo anche dimostrato che non c'è solamente la xylella nel nostro territorio, ci sono delle eccellenze, ci sono delle peculiarità che vanno il meglio sud, come diceva appunto l'ex direttore della Gazzetta Lino Patruno, che ha presentato anche il suo libro. E proprio mi voglio collegare per concludere questa puntata ad una frase di Lino Patruno. Lui diceva: la storia è piena di eroi che, non sapendo come si poteva fare, l'hanno fatto. Ecco, questo è l'esempio da cui partire, da cui il nostro territorio deve partire per poter continuare ad affermare le sue peculiarità. E noi lo faremo sicuramente sempre anche attraverso la nostra trasmissione, perché raccontiamo ogni settimana i fatti e misfatti della nostra regione. Esattamente, e questi sono i fatti positivi che vanno sicuramente raccontati e fatti conoscere anche fuori del nostro territorio. Allora, salutiamo i nostri telespettatori, perché per quanto ti riguarda ci rivediamo mercoledì prossimo in studio per l'ultima puntata a tua conduzione. Esattamente, quindi l'appuntamento per Fatti e Misfatti è mercoledì, per quanto mi riguarda, lunedì e venerdì con Carlo. Arrivederci.